Mister Tubertini, risultato negativo ma prestazione importante stasera della squadra contro i campioni d'Italia. Sì, detto bene, insomma, risultato negativo e prestazione eccellente la cosa. A volte uno dice gioco bene ma non vinco, quindi non può rassicurare. Ovviamente sto scherzando, sono contento della prestazione dei ragazzi. Siamo questa serata stati molto bravi con la battuta, cresciuti con l'attacco. Sono molto contento per Ben. Una settimana di solo lavoro è riuscito a entrare con un ritmo nel cambio palla molto buono e questo non era scontato. È stato positivo per un paio di set alla battuta e su quello deve continuare a dare un po' di lavoro, un po' di continuità. Oggi secondo me abbiamo pagato, insomma, l'esperienza e il tasso tecnico della Lube sul cambio palla in alcune fasi che noi definiamo fasi allarme, dove lì potevamo essere un po' più bravi ad arginare alcuni danni. Si è vista una Tonnocallipo lottare punto a punto, una Tonnocallipo che come dire, ha lottato alla pari. Rammarichi tanti, ma come dire, secondo te come dire, qual è stato il momento in cui si è perso qualcosa, magari o per qualche scelta arbitrale o per qualche palla sporca che poteva andare diversamente? Il secondo set è stato determinato dalle scelte arbitrali, perché con due palle in mano di contrattacco, una, il primo pallone di Antonov è un pallone identico che ha palleggiato Engapè in caduta, la palla ruotava e non gli è stato fischiato, questa sera non è stato fischiato. L'altro, un contrattacco di Davide Marra, che la palla girava un po', se dicono che c'è tolleranza sulle doppie, su un fallo tecnico, che penso che sia comunque un fallo assurdo in un gioco come la pallavolo, è stato determinante, considerato che penso che non sia stato comunque un arbitraggio congruo con i tocchi che ci sono stati dall'altra parte, perché due tocchi decisivi di là non sono mai stati fischiati. E con questo, insomma, mi sento di dirlo in maniera molto pulita, che il secondo set secondo me potevamo anche poterlo portare a casa noi senza quei due tocchi fischiati. Quindi punto a punto oggi ci stava, si era creata una bella occasione, ripeto, un po' di rammarico per il risultato ce l'ho.